filiera trasversale, dai classici elementi dell'agricoltura alle nuove tecnologie applicate al settore. AgroSud, alla Mostra d'Oltremare di Napoli, ha rappresentato un solido punto di riferimento per gli addetti ai lavori. Un appuntamento in grado di soddisfare le esigenze di ammodernamento e aggiornamento per gli operatori delle filiere agricole. Una importante iniziativa che serve a valorizzare un settore strategico per questa regione e per il sud del paese. Qualche prodotto tossico in meno, non soltanto alimentare ma soprattutto finanziario, e incentivi all'agricoltura, quella di qualità, quella dei territori, quella che ci indica una prospettiva che è una prospettiva di sviluppo ma anche una prospettiva di lavoro e di benessere per i nostri territori. Accanto ai settori espositivi, grande spazio è stato dato ai convegni e agli incontri specializzati. Si è parlato di mela Nurca Campana IGP, ma anche di piano di azione nazionale, il PAN, sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. Il piano di azione nazionale è un momento in cui cambieranno completamente il metodo di approcciare all'uso dei prodotti fitosanitari e prevede la promozione di tecniche a basso impatto ambientale, quindi volte alla massima tutela dell'ambiente, del consumatore e di tutti coloro che entrano in contatto anche inavvertitamente con i prodotti fitosanitari, quindi frequentatori di aree, parchi, di ospedali, dovunque c'è verde, anche verde pubblico. Quindi è un piano che riguarda non solo l'ambito agricolo ma anche l'ambito extraagricolo. Un incontro specifico è stato dedicato agli allevatori. Per loro, un nuovo software gestionale per gli allevamenti iscritti ai controlli. Questo software è un software innovativo, è un software che utilizza una connessione internet per collegarsi a un database centrale attraverso la chiamata di alcuni web service che sono dei servizi esposti su internet, con il grosso vantaggio di aggiornare in continuazione i dati in quanto acquisisce i dati direttamente da un database centrale dove i dati vengono condivisi anche con le nazionali. Ampio spazio ai nuovi prodotti e alle particolarità introdotte grazie alla misura 124 del programma di sviluppo rurale, il PSR Campania 2007-2013. La regione Campania, bisogna riconoscerlo, si è caratterizzata nell'ultimo PSR con particolare attenzione su queste misure innovative. Misure innovative che sicuramente abbiamo saputo promuovere, ma soprattutto hanno saputo accogliere i produttori, l'impresa agricola. Hanno saputo cogliere l'opportunità, una vera e propria sfida più che opportunità, però poi arriva il momento in cui le istituzioni non devono abbandonare questi percorsi per far sì che poi questi prodotti abbiano un mercato. Il mercato oggi è la parte più complicata perché in Italia c'è un mercato oggi in crisi, è in dubbio, è in netto calo, quindi immaginare di lanciare, di dare le opportunità anche su un mercato più internazionale è il nostro dovere istituzionale. AgroSud è una sfida che ho voluto ricogliere come Regione Campania, essendoci, partecipando, immaginando che sin da domani, quando questa fiera chiuderà chiaramente i lavori, immaginare di iniziare già il nuovo percorso per la biennalità successiva, per esserci con maggiore incisività e soprattutto immaginare che diventi un punto di riferimento per questa regione. Tantissime le novità presentate, dai prodotti lattiero-caseari ai biscotti senza glutine, dalle birre artigianali al vino, passando per i succhi di frutta. E all'interno di AgroSud, una fiera nella fiera, un'esposizione dei migliori esemplari di bufala e di tutto quanto serve al moderno allevatore, mangimi, foraggi, impianti per la produzione di energia. Premiati i migliori allevamenti, la campionessa assoluta e la super bufala. Con queste medaglie la manifestazione ha chiuso i battenti. L'appuntamento è tra 2 anni. Nel frattempo è stato raggiunto lo scopo: rendere AgroSud uno strumento di business sempre più efficace nelle mani degli espositori e dei veri e propri protagonisti della filiera agricola.